Signori, buongiorno. Orfani della nostra genovese, orfani della nostra polpetta al ragù. Stamattina ci siamo inventati un ragù bianco che può andare davanti al re. Giusto qualche pomodorino, un po' di cipolla tritata, carne macinata di suino eccezionale, sale, pepe, un filo d'olio e un po' di vino bianco. Adesso lo mettiamo sul fuoco e pian piano vi facciamo vedere i passaggi. Oggi è ragù bianco. Allora, piccolo vademecum per le nostre costolette. Questa che vedete inquadrata per prima è una costoletta classica di maiale, la giusta marezzatura senza esagerare. Questo è il maiale perugino, eccolo qua, lo vedete? Vedete il bicolore, la fetta? La marezzatura è un po' più accentuata e vi posso garantire che a mangiare è sempre più umida e succosa. Questo è invece il filetto di maiale, sempre del maiale perugino, sempre bicolore, sempre bello, però leggermente più magro, quindi va cotto molto meno tempo rispetto alla costoletta classica. Sono tre tagli dello stesso lombo, completamente diversi, col sapore completamente diverso. E questo spesso viene confuso quando uno dice la costoletta è troppo secca. Dipende tu che cosa vuoi dalla costoletta. Ecco qua. Signori, ed eccoci all'antibiotico naturale, il nostro soffritto patrimonio dell'UNESCO. Non c'è malanno che non possa essere curato con un grandissimo bucatino e un bicchiere di vino rosso di qualità. Vi garantisco la guarigione da ogni male, in particolare da questa maledetta influenza. Qua ancora nella versione classica e qua le ultime vaschette solo di suino, eccole qua. Per gli amanti dell'uno o dell'altro vi garantisco che è patrimonio dell'UNESCO. Ma insomma, ma adesso basta, il soffritto patrimonio dell'UNESCO, ma ti rendi conto, no, che mo stai esagerando? Per niente, anzi confermo, patrimonio dell'UNESCO. I know you have to choose the one who's right. Good.